Buongiorno a tutti e benvenuti alla sezione numero 3 della lezione 15. Questa sezione si intitola Descrivere azioni passate. Descrivere azioni passate. Bene, vediamo come descrivere azioni passate. Abbiamo visitato il Duomo, abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo guardato il paesaggio, abbiamo visitato, abbiamo fatto, abbiamo guardato. Abbiamo visitato, abbiamo fatto, abbiamo guardato. E poi, ho dormito fino a tardi, ho cucinato con calma, ho letto un buon libro e ho lavorato un po' al computer. Ho dormito, ho cucinato, ho letto, ho lavorato. Quindi, come detto prima, abbiamo il passato prossimo che è formato dal verbo avere più il participio passato. In questo caso, abbiamo visitato, abbiamo fatto, abbiamo guardato, ho dormito, ho cucinato, ho letto, abbiamo, ho, ok? Visitato, fatto, guardato, dormito, ato, to. E anche ho lavorato, ato. Quindi per descrivere azioni passate, guardiamo delle frasi. Ho visitato Roma con Marco. Ho visitato Roma con Marco. Abbiamo cucinato le lasagne. Abbiamo cucinato le lasagne. Luca ha visto il film al cinema. Luca ha visto il film al cinema. Ho letto un libro molto bello. Ho letto un libro molto bello. Fabio e Laura hanno fatto shopping. Fabio e Laura hanno fatto shopping. Vediamo adesso il passato prossimo regolare, sì? Ancora. Prima abbiamo visto il participio. Passato prossimo regolare è fatto dal presente indicativo del verbo avere o essere, ma in questo caso avere. Io ho, tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Più il participio passato, parlato, creduto, partito, ato, uto, ito, regolare. Passato prossimo regolare, fatto dal verbo avere, più il participio passato regolare. Ato, uto, ito, sempre. Participio passato irregolare, ok? Non è sempre regolare, anche irregolare, cioè non è sempre atto, uto, ito, atto, uto, no. Il participio passato di alcuni verbi è irregolare, ad esempio fare, dire, dare, prendere, vedere, leggere. Questi verbi non è atto, uto, ito, fare, are, fato, no. Dire, dito, no. Dare, dato, vediamo, fare, fatto, dire, detto, dare, dato, ops, prendere, preso, vedere, visto, leggere, letto. Passato prossimo irregolare, quindi vediamo anche il passato prossimo. Se il participio è regolare, anche il passato prossimo è irregolare. Ok? Quindi, fare è ho fatto, dire è ho detto, dare è ho dato, prendere è ho preso, vedere è ho visto, leggere è ho letto. Bene, ora puoi fare gli esercizi di questa sezione sulla piattaforma, esercizi, opla, solo un attimo, esercizi 15.3. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima sezione. Ciao!